Allora, quanti ne abbiamo oggi? 50. Stiamo partendo, andiamo a fare la ferrata della Sacra di San Michele. Adesso dobbiamo mettere i guanti, eh? Abbiamo tribulato a trovare il posto perché siamo un po' imbranatucci. Avance, please. Meno male è mollato un po' il vento, se no, a parte che qua magari siamo un po' Sì, siamo riparati. un po' scoperti. Fino adesso decisamente più facile che la Rocca dei Corvi, per adesso, poi vediamo. Dai, Malcolm, che qui c'è il chiosco. Il chiosco. C'è il chiosco qui. Insomma. Bella la tua. Adesso andiamo per davvero. Prima era solo una finta. Già mo, ora ti cambia. Adesso il pass perché l'hai da cambiare. Sì. Ok. Oh, signor, torna. Ma che bella, la montagna fiorita.
contropendenza. Bel balconcino, eh? Non male. Insomma, com'è Malcolm? Ed ecco il treno a bassa velocità. Insomma, bella vista da qui, eh? Dopo. Ed ecco il nostro intrepido eroe che sta salendo endo, undo, ando, indo. Con una leggiadria farfallesca. Tanto del paracarro. Del comodino. L'altro giorno uno mi ha scritto: ma che cazzo fa andare in montagna con quella panza lì? Ha ragione, come faccio? Guarda come faccio. Guado. Bene, da bagnare i scarpò e le culchi va. L'hai mai visto? Il figlio di Bud Spencer. Quello là, nati con la camicia. Ah, forse sì, me lo ricordo. Io mi chiedo come fa lei a scalare dei gradi di sesto grado superiore. Qua che roba, io bagnai i scarpò. Deve vederlo, sembra un ragnetto. Un ragnetto? Porca miseria, ho fatto la cagata di bagnare lo scarpone. Bene, il massimo dell'intelligenza. L'intelligenza. Sembra un ragnetto. Ma chi adesso sghia lo scarpone, eh? Parla, eh? Tendamente, eh? Un ragnetto. Hop.
devo andare a CAI a rinnovare la pietra. Ah, e diglielo dal Bruno. O magari andiamo un lunedì. Martedì. O martedì, quando è? Martedì. Sì? Tutto su YouTube. La flatulenza. Ha avuto un incidente strutturale. Un cedimento strutturale. Abbiamo finito, sta finendo Marco, ma adesso l'ultimo pezzetto di verticale, quasi verticale. Adesso arriviamo sul panettone, ecco lì, si va di lì. Dove proseguo non saprei. Comunque, adesso seguiamo il cavo e lo troviamo. E sopra si vede, c'è la sacra di San Michele. Saremmo arrivati a quasi a metà, ma non penso. Insomma, cara Antonella, non lo so, ma forse hai fatto bene non venire. Penso che come prima ferrata forse era un po' troppo. Dai che ti rifai quando andiamo a Lecco. Ogni tanto si ingarbuglia tutto. Ok. Al galop, oh basta là, ma lei piano il galop, ma lì è una cadena. Andò lì. Ah, no, mi posso ne andare. E beh, tostino sto chi ten lì, eh? Sì. Allora, messo vi cute. Messo vi cute. Mulon dall'aria. Meno male, perché se avevo da farsi rompere il bali dal ventar, stavo fresco.